Ok, abbiamo 12 minuti. In ogni caso, fino ai 4 minuti, io direi di fare un bel po' di punteggio fino ad arrivare a Zach, ma giusto per divertirci un po'. Ok, viene da me. Ma perché un vecchietto se ne sta fuori durante la sagra della caccia? Io non ho capito. Quindi uccidiamoli con solo gli attacchi, non dovremmo fare altro. Tanto sono abbastanza semplici da uccidere. 756, buono. Good, very good. Ah, non otterremo neanche punti esperti, quindi abbiamo fatto bene. Perfetto, proviamo a entrare qui dentro. È chiusa a chiave, beh, era logico. Dai, ti sto aspettando. Grazie. Na 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 na, na 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 na. Oh, la mia povera schiena. Oh, yeah. Siccome ieri ho giocato a calcetto e c'era un bel po' di freddo, ho tutte le ossa a pezzi. Povero me. Quindi continuiamo ad attaccare, ad andare avanti. Certo che con l'Organics abbiamo molta più potenza di fuoco. Ah, per quanto riguarda la cura, vi consiglio comunque di curarvi tra una battaglia e l'altra. Tanto, a prescindere dal punteggio che faremo, dovremo far vincere Freysia. Mi vuoi attaccare? Boh. Bene, perfetto. Continuiamo ad attaccare fino a che non uccideremo il uccellaccio. E siamo a 12, è in testa Magnona con 33 punti. Dai, vieni qui Fang, ti sto aspettando. Vieni qui. No, ma dai, vieni qui. Vabbè, potevo anche rimanere fermo, non era quello il problema, però era divertente. Era un insegui Inception. Io inseguivo lui e lui inseguiva me. Allora, ora mi sta venendo il dubbio, perché ok che dobbiamo uccidere Zachmal con Freysia, però il problema è che lasciare Freysia da sola contro Zachmal non è una buona idea. Facciamo magari un salto al borgo industriale, giusto per... Na, 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 na. No, perché il borgo commerciale? Allora, 7 minuti e 50. No. Andiamo al borgo industriale, giusto per fare qualche punteggio in più. Se non sbaglio Gideon vinceva sui 5.000 guild, 6.000, ma non ricordo con esattezza. In ogni caso, guild ne faremo a valanghe, veramente, veramente a valanghe. Quindi, ciò che vi consiglio io in queste gare qui, dove possiamo ottenere comunque altri premi migliori, sicuramente anche la carta che otterremo con Vivi è sicuramente migliore. Di ottenere 5.000 guille. Perciò vi consiglio vivamente di
di ottenere comunque l'accessorio o la carta in caso vogliate prendervi la carta. Se volete 5.000 guild, basta che uscite fuori, fate due scontri e otterrete, se non sbaglio, intorno ai 200 guild. Quindi basta che perdete un po' di tempo con i mostri e otterrete tutti i guild che vorrete. Per quello vi consiglio di, comunque sia, di non perdere tempo a uccidere, a dare il punteggio migliore a Matt. Nonostante comunque per il momento siamo primi, in ogni caso, quando arriveremo alla Zakmal, ciò che faremo dipenderà, darà comunque la conseguenza alla vittoria del torneo, cioè darà il vincitore praticamente. Tun 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 Comunque vi consiglio, per chi comunque vuole giocare a Final Fantasy IX senza vedere la trama eccetera eccetera, che oltre a questi video, perché comunque della trama trattano un bel po', vi consiglio di andare su Rino a Diary, che è un sito che tratta veramente molto bene di qualsiasi Final Fantasy. E quindi, se volete una mano senza magari dare molta attenzione agli eventuali spoiler, o comunque senza riceverne spoiler, controllatevi comunque quelle guide, perché sono veramente utili. Io molto tempo fa, quando avevo bisogno di una guida, andavo sempre in Rinoa Diary. Sono abbastanza fatte bene. Allora, adesso che 4 minuti e 50, comunque in ogni caso vi lascio il link in descrizione del sito. Allora, 4 minuti. Io direi, vabbè, non mi ricordo se era 4 minuti e mezzo o giù di lì. Però io direi comunque di incominciare a spostarci. Tanto 4 minuti e mezzo. È ancora in testa Freysia. Quindi vediamo un po' come fare. Questa cacchio di uscita ogni volta mi frega. Scendi? Che miseria. Che cacchio? Quel Blue Avis si è mangiato un mu. Dai che sta per finire il tempo, muoviti, Blue Avis di merda. Vabbè, in ogni caso, se non sbaglio, anche senza affrontarlo comunque, lo Zakmal, faremo vincere in ogni caso a Freysia. Se non sbaglio. Sì, mi sa di sì. Mi sa tanto di sì. Perché comunque, se notiamo bene, è in testa Freysia, con un punteggio veramente assurdo da recuperare. Dovremmo praticamente abbattere lo Zakmal, se vorremmo vincere, ovviamente. Vedete? Noi siamo a 109 e lei a 120. Come potremmo recuperare? Dato che ogni mostro ci dà al massimo 13, 10 punti. E ogni volta che comunque ne affrontiamo uno, lei avanza sempre i 10 punti. Lasciamo le cose come sono. Quindi evitiamo di affrontare lo Zakman e lasciamo che il punteggio migliore rimanga a Freysia.
Perfetto. Poi in ogni caso, dopo la sagra della caccia, adesso sì, sono in testa io, ma non passerà molto tempo che Freja sarà di nuovo in testa. No, che stupido! Porca miseria, porca miseria, porca miseria, porca miseria, porca miseria, porca miseria, porca miseria! E io ero convinto che fosse nella chiesa lo Zach, ma non qui. Tanto abbiamo un minuto scarso, vabbè. Allora, facciamo una cosa. Attacchiamo con Freccia. O lo rubiamo. Guanti di mi... What the fuck? Allora, facciamo salto e nel mentre ci attacchiamo Matt. Sperando di riuscire ad ucciderlo. Non vorrei che mi uccidesse Freja. No, non riuscirò ad ucciderlo. Vedrai che riesco a beccarmi il premio di Vivi. E vabbè. Ah no, meno male. Ah. Meno male ho fatto bene a uccidere Matt. Dedico la vittoria a Granduca. Poverino. E dovremmo partire per Burmesia, assolutamente. E dovremmo partire per Burmesia tutti quanti. Sì, vabbè, stanno litigando tra di loro, nel mentre stiamo perdendo tempo prezioso, che Bumesia è in pericolo. Ah, perfetto. E quanto ci vuole per aprire una porta? Vabbè, dipende dalla grandezza della porta. Mentre mi metto una felpa perché qui c'è veramente freddo. E se magna! Ne senti un po' di fame anch'io. Tramamburi. Si mangiano con le mani buri buri. Magna, magna, che te va bene.
Chissà perché non mangi. Un po' troppo furba. Buonanotte. purtroppo. Andiamo, corri, corri, corri. E perdiamo Steiner. No, vabbè che acquistiamo Frasier. Quindi non è la stessa cosa, ma più o meno, dai. Dobbiamo andare via. Quindi prima di... No, aspetta un attimo, torna indietro. Magari Sid ci dà qualcosa, sempre se si trova ancora qui. Fa giocarci a carte. No. È diverso dal preside di Final Fantasy VIII. Perfetto, scendiamo giù fino al primo piano. E ormai credo che da oggi avremo praticamente accesso a tutto il castello di Lindblom. Perfetto, stiamo arrivando. Sì, drago terrestre. Perfetto, siamo arrivati a destinazione. Ma non c'era un tesoro qui. Infatti, mi ricordavo bene. Poi nella porta del drago marino, ovvero l'altra funivia, c'è un'altra. C'è un altro tesoro, quindi perfetto. Vediamo se ha delle lettere. Ok. E salviamo. Come al solito salveremo in un'altra posizione onde evitare che Action ci faccia lo scherzetto. Allora, se non sbaglio, sì, possiamo salvare qui. Bene ragazzotti, le puntate su l'esplorazione di Lindblom finiscono qui. Dalle prossime puntate esploreremo ben altro che Lindblom, ovvero la world map che per il momento potremo esplorare. Almeno possiamo esplorare il Chocobosco che sta a destra, le porta sud, se non sbaglio, che sta in fondo, cioè quella che sta in basso praticamente, non quella che sta in alto. E poi cos'è che ci manca? Vabbè, la palude, il ciocobosco, l'ho detto. E vabbè, vedremo comunque quando ci capiterà a tiro. Avremo comunque molte opportunità per fare molta esperienza. Quindi, l'importante è che la faremo insieme. Io sono Matt e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!